arteria gluviera, non solo in periferia. La buca che vi stiamo mostrando non si trova in una strada periferica, in un viottolo di campagna, ma in una zona centralissima della città, a due passi da Porta Napoli. Qui si stanno effettuando dei lavori di rifacimento del piano stradale, della strada dei marciapiedi, che quanto pare hanno una durata infinita. Nell'attesa il manto stradale sta diventando un percorso di campagna, in particolare in questo punto dove bastano pochi secondi di attesa per vedere il numero notevole di autovetture che sono costrette a percorrere la strada e a passare in quel punto, peggiorandone le condizioni. Siamo alle 8 del mattino, come mostra l'orologio dell'Annunziata. Sentite il rumore? Il rumore che fanno le autovetture finendo all'interno di questo buco? Ci devono finire per forza, perché qui c'è l'incrocio di tre strade. Una, due, tre. Ma non è l'unica buca che troviamo su questa arteria in fase di ristrutturazione, perché basta spostarci un pochino più avanti per vederne delle altre. Anche quelle sono pericolose e tendono ad allargarsi con gli automezzi che inevitabilmente vi finiscono dentro. Ci si chiede perché l'amministrazione non provveda, nell'attesa della via del rifacimento di questa parte della strada, a sistemare quantomeno con una manciata d'asfalto questo punto prima che si trasformi in una trappola per coloro che sono costretti, come vedete, letteralmente costretti a penetrarvi all'interno. Le autovetture si rompono, il comune paga i danni e i cittadini le devono pagare un pochino più tasse per poter compensare anche questi danni. Non costerebbe meno riparare le toppe con un intervento provvisorio, temporaneo, aspettando il completamento dei lavori?